Oi ragazzi, salve, ciao, sono Baio, sto andando da mio padre, sono passato un attimo, visto che ho sbagliato strada, cioè sono uscito a Verona Est, dovevo prendere la tangenziale per Verona Sud per andare a Isola Scala da mio padre, e invece ho preso la tangenziale Verona Est e mi sono ritrovato da mia nonna praticamente. Ho detto ma sì, vado a trovare mia nonna materna per 5 minuti, sono passato, l'ho salutata e sto tornando a casa, sto andando da mio padre. Mi fermerò a mangiare la sagra di Tarmassia, sagra dell'Anara Pitanara Tarmassia questa sera, poi ripartirò. Confermo, dovrei tornare a casa per tra le 10 e le 11, per cui la live si terrà a quell'ora ovviamente. Farò un piccolo video di annuncio per quando tornerò a casa. Adesso sono in tangenziale, sto andando da papà. Ragazzi, è stata una giornata fantastica, qua adesso io a Verona il tempo è da lupi. Nuvole temporalesche con tuoni e lampi, però alla fine mi sto divertendo, cioè, ragazzi, ho fatto una giornata fantastica, a dir poco specialissima, mi sono divertito tantissimo, ho conosciuto gente importante, ho conosciuto gente veramente fantastica, tra cui Link, Andrea Link, uno dei componenti della nazionale italiana che ha partecipato all'ultimo campionato mondiale di Overwatch a Sydney. Veramente fantastico, veramente simpatico, veramente un gran giocatore, mi sono divertito tantissimo a giocare contro di lui, ho voluto proprio, io ho detto io Andrea voglio essere contro di te, Link io voglio essere contro di te, non voglio essere con te, voglio giocare contro di te perché voglio divertirmi. Io prendevo sempre, preso tutte le partite, ho preso dei curatori, Lucio, Ana, Zeniatta, e andavo con Lucio e Zeniatta davanti a Link mentre usava Rodog, perché cercavo lo scontro, cioè cercavo, mi sono divertito davanti, ma mi ha spanato il culo, una roba allucinante, però beh, mi sono divertito tantissimo e spero, intanto abbiamo chiamato i battle tag eccetera e giocheremo ancora insieme, spero di poter giocare con lui presto e spero di poterlo mandare in live con lui mentre giochiamo insieme, perché veramente è simpatico, è divertente, è bravo, io vorrei tanto giocare contro, più che con lui, contro di lui, e non sto scherzando, mi sono veramente divertito, perché secondo me se quando giochi contro della gente così brava puoi solo imparare più a giocarci contro che non con, secondo me. Comunque ragazzi, niente, io vi farò un piccolo video dalla saga dell'Anara Pitanara per farvi vedere com'è, è veramente grande, com'è importante, vi farò un video della villa di famiglia e niente ragazzi, ci sentiamo più tardi. Ricordatevi che abbaia non morde. Ciao.